Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile. Benché posta su terreno asciutto, essa sorge su altissime palafitte e le case sono di bambù e di zinco con molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l'uno l'altro, collegate da scali a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti da tettoi a cono, barili di serbatoi d'acqua, girandole marcavento e ne sporgono carrucole, lenze e gru. Quale bisogno, comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi abita Zenobia, egli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e le sue scale sospese. Una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello. Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.